Eccoci tornati in diretta. Parliamo adesso di finanza sostenibile, uno dei temi che spesso affrontiamo all'interno delle nostre dirette, dei nostri approfondimenti, ma indubbiamente è uno dei temi caldi del momento, perché si parla sempre più di finanza sostenibile per diversi motivi. Partiamo dall'emergenza del coronavirus che ha reso necessari alcuni interventi, alcuni passi avanti, soprattutto sul fronte dell'innovazione e altri temi che si collegano direttamente poi a quella che è la finanza sostenibile. È un tema di cui si sta parlando molto in questo momento, perché l'Europa chiede che tutti i paesi facciano investimenti che vadano proprio a incrementare tutto ciò che è sostenibile, e naturalmente non possiamo prescindere da questo. È una bella sfida per il nostro paese, chiaramente anche per altri paesi, ma noi mettiamo in primo piano l'Italia, che deve evidentemente anche superare tutte quelle resistenze che finora ci sono state, che non hanno permesso di fare questi passi avanti di cui parlavo poco fa, che potrebbero rendere il nostro paese più attrattivo, più competitivo, quindi di conseguenza dare slancio a un'economia che purtroppo a causa dell'emergenza del coronavirus è penalizzata e che riporta ancora numeri negativi e peraltro non confermati. Quindi non possiamo nemmeno sapere l'entità ancora del danno del coronavirus. Come vedete, è un circolo vizioso che spero e speriamo tutti possa diventare invece virtuoso. Io saluto il mio ospite perché sarà con lui che parlerò di questi temi, declinandoli proprio in più aspetti. Mario Ambrosi, presidente IASE Italia, Associazione Internazionale per l'Economia Sostenibile. Ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno, Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. presidente. Allora, beh, la prima domanda può essere proprio questa, molto flash, per poi andare nel merito. È vero che ormai da questi temi non si può prescindere, quelli che ho elencato poco fa? Assolutamente sì, e devo dire che l'iniziativa di far partire un'agenzia internazionale che si occupi di creare una cultura di base proprio per i temi ESG e nasce non a caso nel periodo del lockdown. Immaginate quindi durante il lockdown una situazione dove l'esigenza che viene portata avanti da molto tempo da tutti gli organismi internazionali, primo tra tutti l'ONU, che si rende conto del fatto che l'implementazione corretta dell'attività che riguarda tutta la messa a terra dei fattori ESG raccomandati dall'ONU stessa passa assolutamente attraverso la cultura e l'implementazione della cultura degli attori principali che si devono occupare di queste attività, che sono attori della finanza, ma anche attori, per esempio, che riguardano tutto il mondo produttivo, Certo. perché solo la cultura e la formazione dei manager e delle singole persone riesce poi a trasferire tutto quello che hanno imparato anche nelle loro attività professionali. Da qui nasce proprio l'idea di far partire questa agenzia internazionale che ha coinvolto 20, al momento più di 25 paesi nel mondo e tra i 25 paesi citiamo paesi molto rappresentativi anche a livello di popolazione mondiale, tra cui la Cina, l'India, gli Stati Uniti, senza dimenticare le aree del mondo, alcune aree del mondo che sono comprese in Africa con i problemi che possiamo immaginare lì, piuttosto che i paesi arabi, piuttosto che il Sud America. Ecco, Quindi, ecco, mi fermo sono qui però. 25. No, ma guardi, le stavo proprio chiedendo la specifica: 25 paesi che collaborano tra di loro, fondamentalmente, proprio uniti in questa associazione. Assolutamente sì, 25 paesi hanno dato vita all'associazione internazionale. La sfida che questi 25 paesi stanno portando avanti è quella di creare una base culturale nel mondo simile e quindi univoca con delle basi comuni in tutto il mondo. Possiamo solo immaginare come questo sia difficile da realizzare.
proprio per le differenze culturali che ci sono nel mondo stesso. Noi Esatto. paesi occidentali abbiamo una sensibilità diversa assolutamente rispetto ai paesi arabi piuttosto che ai paesi africani, per esempio. Certo. Ecco, se posso fare un'estensione in questo senso, pensi che si è dovuti arrivare a creare diversi livelli di preparazione proprio perché sono tre attualmente, un livello di base che potrà essere offerto in tutto il mondo, un livello intermedio e un livello elevato. Noi immaginiamo che i paesi occidentali potranno fare diciamo, tesoro dei nostri corsi approfittando della parte più alta della formazione, ma in tutto il mondo ci potrà essere una base di formazione, una base quindi di certificazione, quantomeno a livello di base. Oh, chiarissimo. Ecco, le posso chiedere come lei ha accolto e recepito questa sfida? Lei non è nuovo a sfide nuove, appunto, però insomma, chiaramente, e qui diciamo ci metto anche una punta un po' polemica, ma per cercare di capire come l'Italia a sua volta può accogliere la sfida su certe questioni che rientrano nei ragionamenti che stavamo facendo, forse, però io ci metto il forse, me lo dirà lei. Il nostro paese, l'Italia, si è sempre mostrato un po' indietro, magari non rispetto a tutti, non voglio dire che siamo gli ultimi, però insomma, quando si parla di green economy, sostenibilità, ambiente, eccetera, eccetera, sembra sempre che siano temi da lasciare a margine, no? Che le priorità siano sempre altre. Ecco, ora non è più così, lo stiamo dicendo, e però come partiamo con questa sfida e quindi di conseguenza come l'ha accolta lei? Guardi, io credo fermamente che l'Italia abbia moltissimo da esprimere in questo ambito. Certamente ci sono dei paesi, cito quelli del Nord Europa, che sono molto più avanti di noi, per esempio a riguardo dell'implementazione dei principi ESG raccomandati dall'ONU. Noi spesso ci poniamo come paese di fronte alle sfide pensando di partire in maniera svantaggiata. In realtà penso proprio che noi stessi rappresentiamo un punto di riferimento per molti paesi anche all'estero e quindi basta solo fare presa sulla voglia di crescita che hanno tutte le persone che nel nostro paese sono rappresentate dalle attività produttive e che sono quindi i manager delle aziende piuttosto che gli imprenditori, ma gli operatori stessi della finanza che hanno voglia di essere protagonisti nelle loro attività e alla fine verrà fuori uno slancio importante che ci avvicinerà ancora di più ai paesi virtuosi che stanno portando avanti questi principi dell'ONU. Ok. Guardi, io ho un'esperienza in passato su un altro ente di certificazione. Anche lì, quando avevo svolto alcuni ruoli dirigenziali all'interno, si partiva da una situazione che ci vedeva indietro rispetto ad altri paesi nel mondo. Però, piano piano, stiamo facendo passi in avanti in tutti i campi e quindi il nostro paese dovrebbe recuperare, a mio parere, un po' di orgoglio nazionale e rendersi conto che è un punto di riferimento per molti altri paesi. E quello che noi possiamo esprimere a livello di sostenibilità, cito solo le questioni che riguardano l'arte piuttosto che la nostra biodiversità, potrebbero veramente essere un faro di riferimento Sì, per tutti. ma guardi, sono d'accordissimo con lei, manca proprio a volte l'orgoglio nazionale, quello è il problema nostro, siamo sempre un po' troppo esterofili, ma mettiamola così. Allora, andiamo un po' più nel dettaglio, intanto parleremo anche di che tipo di certificazioni, di quali certificazioni vi occupate voi, ma lei ha citato una parola chiave che è quella della formazione. E qui, da qui parte tutto, quindi diciamo che si deve avviare un vero e proprio processo formativo, è così? Sì, è proprio così. E naturalmente il lockdown ha imposto delle regole che ormai sono valide in tutto il mondo, e cioè formazione online.
Tutti gli operatori ci chiedono questo. Noi, come Inter, siamo partiti fin dall'inizio immaginando una formazione da erogare, a tutti i paesi del mondo con le loro lingue nazionali, naturalmente. Dato che si tratta di basi comuni formative, quindi vengono erogate per ora da un ente, che poi trasferisce a tutti i paesi con le loro lingue locali, quindi le basi sono comuni. Come dicevamo, la formazione porta avanti una sfida non da poco, che è quella di accomunare tutti i paesi del mondo dando loro delle basi di riferimento. Ecco. La formazione è assolutamente la base di tutto, perché proviamo solo a immaginare, faccio un esempio semplice, ma che credo possa essere compreso da molti imprenditori anche nel nostro paese. Le società adesso cominciano, specialmente le quotate, cominciano a pensare seriamente ai bilanci sostenibili, perché tutta la normativa le porta in quella direzione lì. Ma tutti i manager che sono all'interno delle società quotate o non quotate, quanto sono consapevoli del valore e di cosa vuol dire bilancio sostenibile e cosa esprimono i valori contenuti nei bilanci sostenibili all'interno delle attività da svolgere dentro le aziende? Quindi questo è il valore della formazione. E da Assolutamente. qui la nostra proposta di due certificazioni, una rivolta al settore produttivo ISB, che noi chiamiamo business, e la seconda rivolta al settore finanziario, e quindi la parte F riguarda proprio. Ecco, quindi insomma questa forma di sensibilizzazione, perché di questo si tratta, sensibilizzazione e formazione sono due aspetti della stessa medaglia, è rivolta a tutto il mondo produttivo. Lei lo diceva anche in apertura, un mondo produttivo che ancora di più in questo momento ha bisogno di stimoli, no? Per poi pensare a un rilancio dell'economia. Assolutamente sì. Proviamo a immaginare solo la mole di finanziamenti che vengono proposti dalla Comunità Europea, dall'Italia stessa piuttosto che dalle regioni, e che spesso sono indirizzate alla riconversione produttiva in ambito green o in ambito di sostenibilità. Questo rappresenterà una rivoluzione per il nostro sistema produttivo, che riguarderà tutte le aziende, ma anche le banche, anche le attività finanziarie, che dovranno dare attenzione a questi aspetti e dovranno creare delle situazioni dove anche gli operatori all'interno, siano essi operatori finanziari, siano essi operatori nell'ambito business, dovranno tenere conto. Ecco, questa questione dei bilanci di sostenibilità non è una semplice operazione di facciata, è un'operazione che rappresenta una vera opportunità per tutti gli imprenditori del mondo, in particolare per l'Italia, che ha tanto bisogno di essere diciamo, di un nuovo slancio produttivo. E Certo. tutti gli imprenditori che sono assolutamente ingaggiati in questo senso sono attenti a questi argomenti oggi. Ecco, quindi questo è interessante, Mario, ha notato un effettivo interesse, perché poi sa, si dice che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, no? E quindi è facile dire sì, effettivamente la finanza sostenibile, tutto ciò che questa comporta è centrale, deve essere centrale, però poi tradurlo in pratica spesso è complicato, ed è proprio lì, no, che il rallentamento va a inserirsi. Devo dire, guardi, io di attività faccio da 30 anni il consulente finanziario, quindi parlare con gli imprenditori per me è un'attività comune che faccio tutti i giorni. L'altro giorno parlavo con un amico imprenditore che sta portando la sua società alla quotazione, pur nel segmento più basso della nostra borsa.
Fare un'attività del genere per un'azienda vuol dire strutturarsi in una certa maniera, vuol dire presentarsi al mercato in una certa maniera. Tutta la questione che riguarda i criteri ESG sono essenziali per arrivare a questo tipo di quotazione. Quindi, allora, le società che si stanno per quotare lo fanno questo ragionamento e sono obbligate a farlo perché devono presentarsi in una certa maniera al mercato. Ma tutta la miriade di altre società più piccole che al momento non sono ancora pronte per entrare sul mercato, ma si stanno confrontando con queste società e piano piano mettono in campo delle azioni per arrivare ad essere pronte piano piano. Allora, Certo. la certificazione dei loro dirigenti magari è una cosa che al momento non hanno ancora considerato perché noi siamo un'agenzia appena nata e magari ancora non ci conoscono. Giustamente partirà il primo corso di formazione il mese prossimo, quindi certamente noi stiamo entrando anche noi sul mercato. Ma da quello che vedo e dai contatti che ho, tutti stanno considerando questo aspetto. Proprio perché la formazione è fondamentale e loro lo comprendono perfettamente. Sì, certo, assolutamente sì. Sì, ma infatti io, ripeto, metto anche sul tavolo quelle che sono le criticità che magari spesso si verificano per capire a che punto siamo e dove possiamo guardare, insomma, questo è chiaro. Chiaramente voi tenete conto quando vi riferite alle diverse realtà e quindi quando dovete parlare di certificazione, dei livelli differenti, no? Cioè ci sono magari delle situazioni in cui si parla di un livello base, intermedio, elevato, immagino, Presidente. Sì, come dicevo prima, abbiamo scelto IASA International, diciamo, insieme a tutte le affiliate locali, hanno scelto di fare proprio tre livelli di certificazione, Sì. proprio perché immaginiamo che il primo livello di certificazione darà accesso alla certificazione a chiunque nel mondo ed è questo il fattore aggregante che interessa principalmente proprio per creare una cultura uniforme in tutto il mondo rispetto alle tematiche ESG. Noi immaginiamo che i paesi occidentali possano invece usufruire molto di più della certificazione intermedia piuttosto che quella elevata, anche perché noi operatori stessi, parlo anche io, rappresento gli operatori finanziari, ricerchiamo anche approfondimenti diversi, pur restando però su un tipo di formazione che sia comune in tutto il mondo, perché magari alcuni aspetti non sono così noti a tutti rispetto ai principi dell'ONU e cito solo quelli piuttosto che tutti gli altri che si sono sviluppati in questo frattempo. Certo. Ecco, volevo citare una questione a questo Sì, punto sì. che a me piace molto. A me piace molto. Pensi che quando abbiamo immaginato la partenza del nostro ente italiano, noi abbiamo pensato di includere tra i nostri candidati alla certificazione, tutti gli studenti universitari di qualsiasi corso. Questo perché naturalmente gli studenti universitari rappresenteranno la classe dirigente del domani e in Certo. ogni ambito di attività possono essere loro medici piuttosto che architetti, piuttosto che dirigenti d'azienda, potranno portare i valori dell'ESG nella loro attività che andranno a fare. Quindi A me insomma, questo piace molto. esatto, assolutamente sì, nel senso che detto in modo più ampio, investire sui giovani, questo è un altro punto della mission. Assolutamente, assolutamente. I giovani sono spesso diciamo dimenticati anche dai progetti di sviluppo nazionali che andiamo poi a vedere proposti dai nostri governi. Io credo che loro, i giovani, abbiano tanta voglia di fare e all'interno degli studi, all'interno delle aziende dove si vedono i ragazzi che vanno a fare gli stage
si vede che quanto siano motivati quando riescono a fare delle cose e a mettere in pratica quello che loro hanno studiato. Ecco, c'è proprio questa cosa che si vede nei ragazzi. Lo esprimo così perché ho un figlio che è studente di economia. Ogni volta che gli parlo di casi pratici, lui si illumina e alla fine dice: adesso comprendo esattamente quello che stavo studiando. Ed è così che dovremmo fare con i ragazzi, ed è così che quando si parla ai ragazzi di sostenibilità e si parla di cosa vuol dire la sostenibilità e cosa vuol dire trasferire nelle loro attività tutti questi elementi anche di governance fatti in una certa maniera all'interno delle aziende, si vede tutti, donne e uomini, si illuminano, loro hanno bisogno di un richiamo alla realtà. Questo, è fondamentale perché Ecco, da loro noi operatori porteremo a casa molti insegnamenti, a mio parere. piace condividere con lei, mi piacerebbe condividere con lei un messaggio che è arrivato di Michael, di un nostro telespettatore, che dice: io e che effettivamente offre spunti di riflessioni che devono poi riversarsi su quello che sarà il futuro, no, del nostro paese e in generale del mondo. Dice: io sono anni che cerco di avere un comportamento rispettoso per l'ambiente, penso che tutti nel piccolo dovrebbero averlo, però se i big non cambiano mentalità sarà impossibile un cambiamento. Lui ovviamente si riferisce alle lobby petrolifere, piuttosto che chi ha interessi, ovviamente, che invece, insomma, i comportamenti virtuosi non siano poi così rispettati al 100%, mettiamola in questo modo. Insomma, questo è un altro tema che mi rendo conto, Presidente, apre altre riflessioni, però è uno spunto che credo sia utile tenere sempre a mente. Beh, sì, telespettatore ha assolutamente ragione. Ci siamo posti anche noi questa considerazione a suo tempo quando abbiamo immaginato la creazione di questa certificazione e ci eravamo posti questa domanda. Avevamo detto: ma come possiamo controllare i comportamenti dei nostri certificati poi? E questo naturalmente è impossibile. Naturalmente. Ecco, l'unica considerazione che posso fare in questo senso, ed è naturalmente una considerazione anche logica, è questa: se noi andiamo a offrire cultura, la cultura necessariamente comporterà delle modifiche dei comportamenti delle persone, perché comunque hanno fatto propri dei principi e degli insegnamenti. Ecco, senza fare noi poi da ente che controlla, perché non abbiamo né titolo né il modo di farlo e nessuno ce l'ha, però credo che sia un elemento molto importante questo e comunque un elemento positivo da introdurre in qualsiasi settore di attività, compreso quello petrolifero, piuttosto che cito anche dei comportamenti che hanno utilizzato, per esempio, istituti bancari che magari sfruttano molto gli aspetti finanziari a scapito di altre situazioni. Ok, d'accordo. Guardi, condivido con lei anche un'altra cosa perché è una buona notizia, visto che stiamo parlando di aziende, anche di sentiment rispetto al futuro dei consumatori. Leggo i dati che sono pubblicati per l'Italia a livello di fiducia delle aziende italiane, l'indice della fiducia dei consumatori italiani che sono in aumento, perché siamo per la fiducia delle aziende passati a 92,1 rispetto all'87,1 del dato precedente e rispetto anche al consensus che era di 87, e i consumatori italiani hanno livello di fiducia pari a 103,4, eravamo a 101 e la previsione era di 100, quindi insomma. Diciamo che se c'è un clima di fiducia generale, così può essere la conclusione, è anche più facile magari mettere in atto pratiche virtuose, no? Insomma, le due cose vanno di pari passo, se invece si parte scoraggiati, insomma, molto non si può fare. Io penso di sì, io penso di sì. Guardi, il dopo lockdown, no, non ci siamo ancora totalmente, ma comunque siamo in una fase adesso, comunque che possiamo definire già dopo lockdown, ha portato degli impegni fantastici in tutto il mondo a sostegno delle economie.
Questo è un elemento che gli imprenditori stanno sicuramente registrando e ne stanno portando a casa degli stimoli non da poco. Evidentemente anche i consumatori hanno voglia di ripresa e questo è sicuramente un aspetto positivo. Oggi sentivo i dati rispetto alla diminuzione del PIL italiano che sembra essere un po' minore rispetto ai primi dati di giugno. E lo stesso per i dati di ripresa 2021-2023. Sì. Quindi assolutamente il clima positivo è alla base di tutto. Va bene, va bene. Allora, io ringrazio Mario Ambrosi, presidente IASE, ricordiamo l'Associazione Internazionale per l'Economia Sostenibile. Grazie per tutte queste spiegazioni. Mi auguro di sentirla presto per capire appunto dove ci stiamo dirigendo. Grazie a lei, a Grazie. presto. Grazie, a presto sulle fonti TV. Torniamo tra poco, sempre qui in diretta.